Intanto possono partire anche le immagini che vedremo di questa gara. Sì, oltre che utopistico, anzi direi più deleterio, perché credo che adesso bisogna, diciamo, abbandonare del tutto questo tipo di obiettivi e concentrarsi su questo finale di stagione, perché 5 punti sulla quintultima, diciamo che sono un buon bottino, considerando anche che bisogna ancora recuperare una gara, tra l'altro casalinga, e a questo punto si potrebbe parlare quasi di uno scontro diretto, visto che la Viterbese è una delle squadre che lottano per evitare la retrocessione. E quindi potenzialmente potrebbe anche andare a più 8, a quel punto ci si troverebbe in una posizione abbastanza tranquilla di classifica. Però il discorso adesso, diciamo, l'obiettivo non deve essere verso l'alto, non bisogna guardare verso l'alto, ma guardarsi le spalle. E quindi non che questo abbia determinato gli ultimi risultati, però indubbiamente adesso che il torneo, diciamo, entra in una fase decisiva, tutte le squadre che verranno, almeno paradossalmente, dovrebbe avere meno difficoltà il Lanciano, almeno dal punto di vista della manovra, in occasione di partite come saranno quelle col Pescara e con la San Benedettese, perché queste sono squadre che, visto l'equilibrio che c'è nelle primissime posizioni, sono, a differenza dell'anno scorso che c'era l'Ascoli che aveva fatto campionato a sé, e poi le altre si disputavano più che altro le posizioni dal secondo al quinto posto perché c'era una frattura, diciamo che l'unica incertezza era proprio il quinto posto, c'è stato quel duello tra Lanciano e Giulianova. Per quanto riguarda le altre squadre, quest'anno invece il primo posto è in lizza proprio tra le primissime 5. La stessa San Benedettese, sia pure un po' più indietro, così come il Teramo, hanno ancora legittima ambizione di addirittura di salire in B direttamente, che poi è la chance concessa solo a chi conclude al primo posto la regular season. Quindi, da questo punto di vista, ecco, un Pescara o una San Benedettese che faranno visita al Lanciano, lo stesso Teramo nell'ultima giornata, quindi magari lì le cose potrebbero già essere delineate, indubbiamente verranno a giocarsi la partita, perché un pari potrebbe non esserle sufficiente. E questo, diciamo, potrebbe paradossalmente favorire il Lanciano rispetto a gare come quella che, non tanto ieri, ma soprattutto che si è vista la settimana precedente col Giulianova, sono squadre che, diciamo, essendo quella di Lanciano considerata una piazza comunque ostica, difficile, visto il ruolino di marcia di quest'anno, del 2002, anzi dell'anno precedente, è ovvio che vengano più che altro a cercare il punticino. Quindi magari sperano che il Lanciano si sbilanci per poi approfittarne in contropiede. Poi c'è chi come la Fermana dispone di punte anche abbastanza mobili e quindi riesce a metterti in difficoltà, e chi invece si affida al singolo, come è capitato con Giulianova, che aveva lì avanti Califano, che è quello che, insomma, poi è l'unico che ha messo i brividi in un'unica occasione a Lanciano. Però comunque la tattica è stata diversa rispetto a quella vista ieri della Fermana. È stato diverso però anche il Lanciano, questo è giusto sottolinearlo, perché si è visto un Lanciano sicuramente migliore, soprattutto dal punto di vista offensivo. Ho sentito come commenti un Lanciano da due volte, è vero, perché nel secondo tempo ha giocato effettivamente proprio bene, però io non credo che sia nemmeno da buttare il primo tempo. Faccio il raffronto alla gara di 7 giorni prima con Giulianova, perché in pratica anche nel primo tempo un paio di occasioni l'ha avute, una addirittura dopo 20 secondi di gioco, quindi quasi a freddo. E poi comunque, insomma, non ha mai avuto grossi problemi. Nel secondo tempo praticamente si è giocata una sola porta, e ovviamente le due occasioni che poi sono capitate alla Fermana, che penso siano testimoniate dalle immagini, sono state occasioni proprio di Stiamo scaturite. rivedendo intanto Sì, tra l'autorete. l'altro, scaturite proprio per il quasi fisiologico sbilanciamento della squadra frentana. E per quanto riguarda il gol che abbiamo appena visto, che poi è un autogol di Bocchini, in pratica il gol se l'è fatto da solo il Lanciano. E quel che è peggio, subito dopo essere passati in vantaggio, quindi quando magari dal punto di vista tattico avrebbe potuto giocarsela meglio la partita. Non ne ha avuto il tempo perché alla prima praticamente occasione creata c'è stato questo, credo, incomprensione tra lo stesso Bocchini e il portiere. Lì dalle tribune non si è capito se abbia chiamato o meno la palla. Indubbiamente, cioè, se l'avesse fatta apposta non gli sarebbe riuscita così bene. Quindi diciamo che l'ennesimo episodio, almeno in questa fase della stagione, perché poi comunque fortuna e sfortuna alla fine si bilanciano sempre. Per cui credo che in questo periodo, ecco, a questo ci aggiungiamo la sfortunata trasferta di Taranto. Adesso, per quanto riguarda, restringendo il discorso agli ultimi 270 minuti, il Lanciano è in debito con la fortuna. E che il Lanciano sia in un periodo non poco fortunato, al di là della traversa delle belle parate del portiere Chiodini, che comunque fa parte del gioco, semmai, come è capitato con, ricordo, non per mettere il dito nella piaga, ma mercoledì ad esempio che c'è stato Juve-Manchester, non so Possiamo anche se... ricordare ieri, Sì, mica. no, ma no, l'esempio che devo fare è calzante con la partita di mercoledì.
c'era Giggs che stava in panchina, si è fatto male Furlan, è entrato Giggs e poi ha fatto due gol. Quindi magari se non si fosse fatto male Furlan, la partita avrebbe avuto un altro esito. E ieri mi riferivo a questo, che praticamente Chiodini fino a sabato era in forze perché era stato debilitato dall'influenza e poi ha deciso, ovviamente a ragion veduta, di rischiarlo e alla fine è stato il migliore in campo con le parate che abbiamo appena visto. È il momento delle interviste di Lanciano Fermana realizzate dal collega Pietro Giancristoforo, vediamo. Allora, mister Castori, seconda partita in casa consecutiva, secondo pareggio. È vero, un pareggio che mi sento di affermare è beffardo, come minimo, per il numero di occasioni create, perché comunque si meritava di vincere come minimo, perché c'è stato annullato un gol regolarissimo, non c'è stato concesso un rigore su Nassi netto come una casa, e perché ritengo che comunque per il numero di occasioni create meritavamo la vittoria, al di là appunto che si può dire solo che c'è stata una sfortuna incredibile oggi nel commentare questa gara. Sì, abbiamo visto con l'ingresso di Tisci la squadra si è riavvivata, anche perché Tisci ha creato molte palle gol su calci da fermo. Sì, c'è stata il palo, c'è stata la respinta di Chiodini con i piedi, occasionissime anche su azione di Ferreira, quella di Gennari che ha saltato anche l'ultimo uomo, insomma le occasioni a gol le abbiamo fallite a Iosa, però la direzione arbitrale è inaccettabile. Con 32 punti adesso ci si avviamo verso la salvezza più tranquilla, mancano 8-9 punti. E questo adesso io dico che comunque oggi abbiamo fatto una partita facendo il nostro dovere, perché l'impegno c'è stato, la partita si è giocata, abbiamo sicuramente commesso degli errori in zona gol, ma siamo stati anche molto sfortunati, vedi la torrete, vedi appunto come ho detto prima, le numerose occasioni a gol fallite, insomma questa è una partita stregata, è stata oggi. Adesso bisogna avvicinarci sempre di più alla salvezza, domenica è un campo difficile come Paternò. Ma tutte sono difficili partite, quindi sarà un'altra partita, la affronteremo comunque col solito impegno. Mister Puccica, una squadra imbottita di giovani, la Fermana riesce a fermare il Lanciano in casa, che da due mesi che non riesce a vincere. Noi credo che abbiamo un record maggiore del Lanciano, erano credo 4 sconfitte consecutive interrotte da una vittoria fuori casa e altre 3 sconfitte, per cui diciamo che oggi ci siamo guadagnati questo punto e forse abbiamo raccolto quel punto che meritavamo altre volte. Così non è stato, però noi sotto il profilo del gioco abbiamo sempre spesso un buon calcio, abbiamo sempre giocato con grande determinazione. Oggi credo che nella ripresa siamo stati un pochettino fortunati, però nessuno possa scandalizzarsi del punto che la Fermana ha ottenuto qui a Lanciano. Si temeva questa trasferta contro un Lanciano che in casa era imbattibile. Ma noi guardi, noi come ha detto lei siamo una squadra di giovanissimi, per cui noi non possiamo fare calcoli, noi temiamo tutti temiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno. La grandezza di questa squadra, pur essendo giovane, è che comunque si gioca sempre la partita a viso aperto, non cerchiamo mai di arroccarci, di ottenere un punto attraverso la fortuna, cerchiamo di giocarcela. Molto spesso non siamo stati premiati, oggi forse un pizzico di fortuna siamo stati premiati, ma credo che non abbiamo rubato nulla. Abbiamo visto un super Chiodini nel parare le punizioni di Tisci, che vi ha messo spesso in difficoltà col suo ingresso in campo. Sì, sapevamo che Tisci era un giocatore importante, soprattutto in quella posizione. Io domenica ero venuto a seguire il recupero con il Giulianova e avevo visto Tisci giocare in un'altra posizione, nella mediana. Speravo che anche oggi fosse schierato lì, così non è stato, quella è una posizione con le sue qualità e ci ha messo in grande difficoltà. Sui calci piazzati sapevamo che è bravissimo, però altrettanto abbiamo avuto un portiere che ha risposto alla grande. Un punto in più, 27 punti che lascia ben sperare per il futuro della Fermana, per evitare i play-out. Sì, noi ci abbiamo creduto sempre, soprattutto quando venivano tutte queste sconfitte, figurarsi se non ci crediamo oggi dopo un bel punto fuori casa con una squadra importante.